Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Su Instagram vi avevo chiesto se vi sarebbe interessato vedere anche un video relativo alle decorazioni natalizie che ho messo in casa mia. Mi avete risposto in tantissimi che eravate molto curiosi e quindi eccomi qua. Ho appena girato tutte le scene giù in casa per farvi vedere come ho addobbato la mia casa per Natale. Quindi niente, direi di cominciare subito. La prima cosa che vi faccio vedere, che è poi la più importante, è ovviamente il presepe. Allora, c'è da dire che io e il Marettino facciamo il presepe sempre, cioè non esiste l'albero senza il presepe, perché ovviamente essendo cattolici la cosa importante non è l'albero, ma è per l'appunto il presepe, che rappresenta la natività, quindi rappresenta la nascita di Gesù. Noi poi lo facciamo particolarmente in grande, ecco, non è che è proprio obbligatorio farlo sempre così. Comunque, noi proprio prendiamo il muschio, ogni anno lo prendiamo fresco, quindi il Marettino va per i boschi a prenderlo, poi lo facciamo asciugare al camino e poi lo posizioniamo sopra, in questo caso sopra questo mobile lungo, perché avendo il cane un po' piccolo ancora, perché ha 8 mesi, avevamo paura che mangiasse tutte le statue, quindi l'abbiamo messo sopra a questo mobile, quindi è venuto bello lungo disteso. Abbiamo poi attaccato sul retro della carta a cielo, ovviamente, e poi abbiamo posizionato tutte le statuine. Abbiamo qualcosa di elettrico o elettronico, come si dice, comunque tipo la fontana che per l'appunto ha l'acqua proprio che scorre. E niente, poi per il resto è un classico presepe con le sue statuine, con la grotta, con la natività, che questa ci siamo particolarmente affezionati perché era della nonna del Marettino, quindi è una cosa, diciamo, che ci ha tramandato quando siamo venuti a abitare in questa casa. E ovviamente i re magi, che noi posizioniamo sempre lontani dalla capanna, perché per l'appunto ancora sono in viaggio e arriveranno il giorno della Befana, quindi il giorno della Befana noi poi li mettiamo davanti alla capanna, perché per l'appunto è in quel momento che arrivano da Gesù. Accanto al nostro presepe c'è l'albero di Natale. Allora, l'albero noi anche questo lo prendiamo tutti gli anni, vero, quindi lo compriamo, lo interriamo nel vaso, lo mettiamo nel vaso, e quest'anno in realtà voglio cercare di non farlo morire, perché non sono assolutamente molto capace io di far rimanere vive le piante, e comunque perché vorremmo poi piantarlo fuori, dato che abbiamo molto spazio, per poi riutilizzarlo il prossimo anno, quindi speriamo. Anche in questo caso quindi l'albero è bello grande, noi insomma ci piace poi farlo tutto colorato. Ci sono tante palline colorate, ma ovviamente ce ne sono alcune alle quali siamo più affezionati. Un esempio sicuramente è l'elfo che abbiamo comprato a New York durante il nostro viaggio qualche anno fa, perché siamo entrati proprio in un negozio tutto natalizio ad agosto, quindi è stato meraviglioso. Poi la pallina che ho comprato in Trentino per il Ponte dell'Immacolata, e per esempio anche questa qui che mi ha regalato qualche anno fa il Marettino con il mio nome. Insomma, ce ne sono alcune alle quali siamo più affezionati e che non possono mancare ogni anno nel nostro albero. Proseguendo, andiamo nel salotto, dove vi faccio vedere anche a luce spenta come risultano queste luci, perché le ho messe sullo scaffale che sta sopra la televisione. Sono lucine comprate all'IKEA alle quali si può attaccare un pezzettino di plastica, non so come spiegarlo, a forma di stella di neve, quindi fanno una luce sì classica delle lucine, però possiamo appunto metterci questa plique di plastica a forma di stella di neve, che rende il tutto ancora più invernale. E io ho messo queste lucine tra le varie statuine, i vari soprammobili di questo scaffale, tra cui, come vi ho parlato insomma anche nel video degli acquisti fatti in Südtirol, la nostra collezione di statue di coppie. Quindi, come vedete, ci sono insomma tutte le nostre statuine che abbiamo comprato in vari luoghi del mondo, che rappresentano sempre una coppia di innamorati. Proseguendo, nella parte bassa, quindi nel mobile sul quale sta la televisione, ho messo alcuni soprammobili, quindi abbiamo per esempio questo
piccolo centro tavola che oltretutto è stato mezzo smangiucchiato dal cane, quindi tutte le volte che usciamo di casa dobbiamo poi toglierlo da lì perché il cane se lo pappa. Comunque con la piccola candelina al suo interno, poi dietro abbiamo messo delle candele rotonde che sono bellissime, che non accenderemo mai perché praticamente le utilizziamo tutti gli anni ma non abbiamo il coraggio di accenderle perché sono troppo belle. E dietro poi vedete ci sono i classici contenitori dell'IKEA con le sue candele dentro. Poi uno dei pezzi che adoro di più tirare fuori quando è Natale, ovvero questo piccolo libro che proprio si apre come un libro per l'appunto, che in realtà è un contenitore con sopra la Sacra Famiglia. Lo adoro perché mi rappresenta molto, ecco, e quindi ogni anno lo ritiro fuori e lo metto in bella mostra. Sopra il caminetto poi ho una lunga mensola, anche se in realtà non è proprio una mensola, è uno spazio con la pietra, che ho addobbato in questa maniera. Attorno ad un vaso ho messo una passata con le corna della renna, perché queste corna poi via via le utilizziamo in negozio quando per esempio se ci avvicinavamo al Natale, quindi volevo essere anche io entrare di più nell'atmosfera natalizia, oppure se faccio qualche mercato e così via, insomma le indosso quando è necessario vicino al Natale. E davanti, come vedete, c'è niente, un piccolo soprammobile, un pupazzetto natalizio, niente di che. E andando avanti sempre su questo spazio troviamo due piantine con la stella di Natale rigorosamente finte, così non possono morire. Benissimo. E accanto c'è poi un gufo che in realtà è praticamente uno dei regali che la mia mamma mi ha fatto per ogni anniversario dell'apertura del negozio, cioè ogni volta che facevo un anniversario lei mi regalava un pupazzetto, comunque un animaletto. Infatti ho il gufo, dopo vedrete anche uno scoiattolo bianco e poi ho anche uno scoiattolo marrone che però ho da un'altra parte della casa e poi non è natalizio, quindi non l'ho inserito nel video. Passiamo adesso alla cucina, dove ho cambiato il centro tavola. Di solito tengo un vaso di fiori finti, anche quelli, perché mi hanno regalato i miei amici e compagni di avventura con il gruppo teatrale, insomma, di cui faccio parte, ma ovviamente nel periodo natalizio quello viene messo da parte per fare spazio a qualcosa di più natalizio per l'appunto. In questo caso ho un alberello di legno, che in realtà sono praticamente due fogli, tra virgolette, di legno che si incastrano e formano questo albero. Insomma, non so se mi sono spiegata, comunque, e accanto queste due casette. Il tutto è verde, come la mia cucina, se ricordate qualche foto, insomma, su Instagram, via via l'ho fatta vedere, mi avete sempre fatto un sacco di complimenti e vi ringrazio perché l'ho scelta io. E comunque abbiamo la cucina verde, quindi di legno verde, quindi ci stanno bene. E poi ovviamente non può mancare ogni anno il calendario dell'avvento. Il calendario dell'avvento è una cosa di cui vado particolarmente orgogliosa perché l'ho ricamato io, quindi ho ricamato a punto croce ogni casellina e poi ho ricamato queste striscioline e poi dopo le ho fatte cucire sopra un pezzo di stoffa più grande in modo da formare delle tasche, quindi ogni anno noi riutilizziamo quello e compriamo semplicemente i dolcetti da mettere all'interno delle varie tasche. Sono particolarmente orgogliosa perché è stato un lavoro molto lungo, ma qualcosa che mi rimarrà per sempre. Infine vi faccio vedere questa stanza qui, che ho addobbato un po' così poco, perché in realtà qui c'ho soltanto il computer, quindi non è che l'avevo più di tanto questa stanza. Comunque, come vedete, anzi di qua, c'è, vi faccio vedere comunque nel dettaglio, un piccolo alberello finto ricoperto di neve, sul quale ho attaccato delle piccole decorazioni in legno, e accanto, come vi avevo annunciato, c'è lo scoiattolo bianco. E poi ho messo queste lucine perché noi siamo dei malati delle lucine, quindi quest'anno veramente non sappiamo più dove metterle da quante ne ho messe in giro per casa, e quindi queste le ho messe intorno al mobiletto che vedete alle mie spalle in modo da creare questa atmosfera un po' più natalizia. Infine, sul tavolino che vedete dietro di me c'è di solito una macchina da scrivere meravigliosa, che però in questo periodo ho coperto con il suo contenitore, e sopra ci ho messo questo centro tavola, sarebbe comunque un soprammobile con questi alberelli fatto a mano che ho comprato uno o due anni fa ad un mercatino appunto di oggetti realizzati in maniera artigianale, e c'era anche questo e l'ho preso.
Bene ragazzi, io penso di avervi mostrato tutto, però come sapete le cose evolvono man mano che andiamo avanti. Per il momento questo è tutto quello che potete trovare in casa mia per una vera appassionata del Natale. Niente, fatemi sapere se anche voi siete degli appassionati delle decorazioni, come decorate la vostra casa e soprattutto se date importanza o meno alla presenza del presepe, perché secondo me, ecco, per chi vuole, chi festeggia il Natale dovrebbe ricordarsi anche di questo particolare che invece viene spesso dimenticato. Niente, fatemi sapere nei commenti e come sempre vi ringrazio e noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!